Salve a tutti otaku del web e benvenuti in questo nuovo video, io sono De Mazzo. Oggi quello che vi voglio mostrare, come avete visto dal titolo, è un testo diverso insomma da quelli che vi mostro, perché di solito io parlo solo di manga e continuerò a parlare solo di manga perché Giovantore effettivamente è un manga. Ma di che manga stiamo parlando? Parliamo di un manga che non ha un'origine orientale, ovvero sia non è né prodotto in Giappone, né in Cina, né in Corea, insomma no. È un manga tedesco. E questa, devo dire, che è la mia prima esperienza con un manga occidentale, che in realtà non è che siano una novità, però per me, insomma, è la prima volta che ne leggo uno e ne recensisco uno. E ammetto anche che sono in estrema difficoltà a recensire Giovantore, perché uno non è stato recensito da nessuno in Italia, perché io ho provato veramente a cercare recensioni italiane su Giovantore, io non ne ho trovate, ma neanche scritte proprio, forse se le avete trovate voi fatemelo sapere. Ma inoltre la mia difficoltà è dovuta al fatto che questo manga non è affatto semplice, anzi è un manga molto complicato, molto bello da vedere assolutamente, e ci arriveremo tra poco, però ha una trama, per quanto sia molto semplice, per quanto sia molto d'impatto, molto facile da capire, il significato che questa opera porta non è facile da descrivere. Giovantore è un manga pubblicato in Germania nel 2023 dalla Egmont Manga, invece qua in Italia è arrivato quest'anno, nell'ultimo mese, ed è pubblicato da Upper Comics ad un prezzo di 21,90€, un prezzo un pochino alto per come la vedo io, ma siccome è volume unico posso anche capire, insomma, e devo dire che per questi 21,90€, proprio 21,90€, comunque posso dire che li valgono tutti, in quanto l'opera visivamente è stupenda. Autore Daniel Eichinger, che ovviamente non ne ho mai sentito parlare prima, però a quanto pare questa è la sua prima opera, ed effettivamente un mangaka tedesco, che ha studiato appunto stile di manga, almeno i disegni, e devo dire che sono disegni molto buoni, dopo ve li mostro. C'è anche una piccola intervista con l'autore all'interno del manga, che vi spiega e vi parla un pochino di lui e le sue idee. Cresciuto a pane, manga, Dragon Ball e Battle Angel Alita, insomma anche Akira e The Ghost in the Shell. Se queste qua sono le opere tra i quali è più si è ispirato, potete immaginare che tipo di opera sarà questa. Parlando del manga in sé, la stampa la trovo normale, insomma buona, non ci sono delle variant. So che esiste un'altra copertina con disegnato sopra la statua di un angelo, adesso non so come descrivere perché è un angelo un po' particolare, ecco. E dietro abbiamo la sinossi. Dentro invece abbiamo l'indice iniziale, potete vedere tutto molto semplificato. All'interno del manga, come ho detto, abbiamo visto l'intervista con l'autore, che è lunghetta, insomma, ma se la legge molto velocemente. E dopodiché, a fine, abbiamo alcune bozze dell'autore, che ha voluto riproporre qui, compresi tutti i personaggi, e anche alcuni ambienti, insomma. Comunque devo dire, bella l'idea di mostrare i lavori dell'autore, lavori in corso. Inoltre, Giovantore presenta anche una chicca finale, che possiamo anche chiamarla chicca, insomma, ma in realtà è una cosa che è già stata utilizzata, ma ve la dico dopo. Alla fine c'è anche una recensione dell'autore Luca Maffia, riguardante l'autore, che è l'autore di Eternal, e dice: la maestrale cura del particolare rende ogni singola tavola un pezzo d'arte a sé stante. Ogni dettaglio mai casuale o superfluo ti trascina insieme ai protagonisti in un pozzo profondo da cui non vorresti mai riemergere, mozzafiato. E posso dirvi una cosa, non sono mai stato più d'accordo. Parliamo della trama di Giovantore, che come ho detto è una trama d'impatto, che però ti trascina in un mondo fantasy, dark fantasy, che è difficile da digerire all'inizio. Ma partiamo passo per passo con la sinossi. Allora, la nostra protagonista, Rita, è una ragazza apparentemente normale,
tuttavia nessuno sa che è costantemente afflitta da un penetrante ticchettio che sembra provenire direttamente all'interno della sua testa. Persino i medici sono perplessi, eppure quando Rita ha già perso ogni speranza di trovare una cura, incontra una misteriosa e vecchia strega che, tra tutte le cose, le regala un orologio. Arriva finalmente anche in Italia il fumetto Dark Fantasy dal tratto graffiante conquistato dalla Germania, insomma, no. Esplorate io Vantore a vostro rischio e pericolo, c'è scritto qui in maniera molto, molto simpatica. Adesso spiegarvi la trama per me, per quanto sia, come spiegato dalla sinossi, molto semplice d'impatto, non è semplice perché il contesto è veramente difficile. Come abbiamo detto, l'autore si ispira a molte opere, anime, manga, cyberpunk. E difatti il mondo di Rita, quello iniziale, quello che viene presentato all'inizio, è un mondo futuristico distopico. In questo mondo futuristico non si sa che anno è, non si sa dove siamo, non si sa qual è il contesto effettivo, non siamo sicuri neppure se è la Terra quella. Ad ogni modo Rita vive in questo grande complesso, che è un complesso di tantissimi grattacieli, ma grattacieli veramente alti, che vivono in una terra evidentemente arida, visto che è continuamente colpita da delle tempeste di sabbia che provocano dei danni così ingenti, tanto che ad esempio una delle prime scene è un grattacielo che viene letteralmente spaccato in due da una di queste tempeste di sabbia. Rita è la nostra protagonista che vive in questo orribile, distopico e futuristico mondo, che è evidentemente tratto da ispirazioni cyberpunk. E in questo futuristico mondo Rita è una ragazza normale, giovane, giovane adulta insomma, che presenta appunto questo problema fin da quando era piccola, ovvero sia continua a sentire questo ticchettio di orologio nella testa e in certi momenti è più debole e quindi vive normalmente e in certi momenti è molto più forte, tanto da farla impazzire fino alla depressione. Fin da quando era piccola i suoi genitori hanno cercato di curare questo suo problema che si è presentato praticamente dalla nascita. I medici non hanno mai capito se il problema fosse anatomico o mentale. Hanno tentato ogni sorta di terapia senza mai riuscire a risolvere il problema. La Rita di adesso che ci viene presentata è una ragazza che sì è normale, ma però presenta ovviamente delle grosse difficoltà a gestire questo ticchettio continuo, tanto che in una delle prime scene appunto Rita in un momento di totale sconforto vuole farla finita. Ma in questo bel mondo distopico ci sono dei robot con dei disegni piuttosto strani che dopo vi mostro, dei robot che impediscono addirittura questi atti, quindi Rita viene salvata dall'atto di togliersi la vita. E anzi il robot decide addirittura di volerla denunciare per aver tentato l'atto. E Rita in un momento di rabbia, ma rabbia furiosa, scappa via con i robot all'inseguimento perché lei non deve abbandonare la sua zona dove abita. In questa fuga disperata si ritrova in un quartiere che non conosce all'interno di un altro edificio. E in questo edificio trova una donna molto anziana, dall'aspetto stregonesco. Questa donna la porta nel suo negozio, non si capisce se per accoglierla o perché ha visto in lei qualcosa, perché effettivamente in lei vede qualcosa e dice di aver capito il suo problema. Portata all'interno del suo negozio, la donna anziana mostra a Rita un oggetto di antiquariato, un orologio da taschino molto antico. Rita rimane affascinata da questo oggetto, che è un oggetto che a quanto pare, insomma, se per noi risulta normale, in realtà nel fumetto sembra che non sia un oggetto che non si vede tutti i giorni. E infatti Rita lo guarda con tanta ammirazione. È talmente concentrata sull'orologio che la vecchia donna, in un momento che non si capisce per quale motivo lo faccia, prende l'orologio e glielo sbatte in faccia. Rita perde conoscenza. Ma quello che succede poi è veramente assurdo, perché Rita nel suo sonno comincia a precipitare, precipita, ovviamente da svenuta, ma precipita, e cade in un mondo diverso. Il mondo, come viene disegnato nel fumetto, cambia completamente, si passa da un ambiente cyberpunk a un ambiente gotico.
Al suo risveglio, Rita si ritrova di fronte a due persone. Uno è un ragazzo che sembra avere la sua età, che si chiama Hattori, che è un ragazzo con la cresta punk. Invece l'altro si chiama Marf ed è un mostro. È strano da descrivere perché sembra una persona, però al posto della bocca ha un lungo becco. Sembra un corvo antropomorfo. Rita però ha un altro problema. Oltre a non avere i vestiti, perché è precipitata anche chissà da quanti chilometri d'altezza, si ritrova praticamente legata con una catena al collo che è collegata a una spada. E non si sa per quale motivo. Si risveglia con una catena al collo collegata a una spada e anche abbastanza pesante che non riesce a trascinarsela dietro. In questa situazione può fidarsi solo di Hattori e Marf, che decidono di portarla via e anche molto presto, e sembra che abbiano molta premura in quanto sta per arrivare la notte. Rita si è risvegliata nel mondo di Yovantore, e a Yovantore, che sembra più un paese medievale gotico, a Yovantore c'è la presenza di una oscura entità che viene chiamata appunto Seme Oscuro, che si trova all'interno di una foresta ai limitari di Yovantore. Inoltre Yovantore, il mondo in sé, presenta una cosa molto diversa e abbastanza appariscente, ovvero sia la presenza di tre lune poste una dietro l'altra e una più piccola dell'altra. Allora, da qui in poi mi fermo perché sennò rischio di raccontarvi veramente tutta la trama di Yovantore o addirittura tutta la storia, perché non è una storia lunga, è più che altro visiva, perché come ho detto ci sono moltissime tavole, tutte bellissime da vedere, adesso ve ne mostrerò qualcuna, quindi l'opera ha uno scopo più visivo che non interpretativo, anche se in realtà l'interpretazione della storia ha un risvolto oggettivo, ovvero sia ognuno di noi interpreta a modo suo cosa sta a significare l'opera in sé, tanto che risulta essere quasi più un romanzo che non un fumetto. Infatti nel finale succede un colpo di scena che lascia aperto ad ogni interpretazione possibile e lascia appunto il lettore a cercare di capire cosa sia successo. E questo, devo dire, è molto lovecraftiano. Ad ogni modo, io consiglio vivamente la lettura di questo fumetto, perché oltre che essere visivamente bello, ha anche una bella storia. Veramente una bella storia e dei bei personaggi. Ma adesso vediamo qualche tavola e cominciamo subito, che già potete immaginare che tipo di tavole bellissime ci saranno, solo a guardare dalla copertina, perché anche la copertina è bellissima. Partiamo appunto già dalle prime due pagine, dove abbiamo la nostra protagonista Rita su una sedia, quella che sembra una sedia elettrica, ma non è una sedia elettrica. Anche il mondo di Rita, guardate qua, come vi ho detto, appunto gli enormi grattacieli in un ambiente distopico, in mezzo a un ambiente arido, altissimi, tutti altissimi. È ovviamente la nostra Rita, che in realtà, scusate, è sulla sedia delle cure sperimentali che i medici le applicano. Ecco, questa tavola vi fa capire quanto grandi siano gli edifici, che poi sono edifici costruiti con delle colonne, quindi anche questi edifici che sono nel futuro sembrano avere uno stile gotico, nonostante siamo in un ambiente cyberpunk. Ah sì, scusate, non erano dei robot, io ho citato dei robot prima, ma in realtà sono delle mobile suite. E vi mostro la scena dove una di queste salva Rita dal compiere l'atto finale. Forse è meglio qua, ecco, si vede molto meglio qui. Vi mostro anche una tavola con un ambiente molto cyberpunk in una specie di quartiere degradato, molto bello da vedere, e l'incontro con la strega. Dopodiché vi mostro il primo incontro di Rita appena si risveglia nel mondo di Yovantore con Hattori e Marf. Come potete vedere, Marf è quello lì che sembra una specie di corvo. E ovviamente potete vedere anche le tre lune. Vi mostro la rappresentazione fisica del Seme Oscuro, il signore della mietitura,
Ah, e per ultimo vi mostro ancora quella che dovrebbe essere la cover, in realtà quella tedesca, che qui era una pagina all'inizio del quarto capitolo, che è questo angelo qui. Ah, e come chicca finale, al di là appunto degli sketch, delle bozze del nostro autore, alla fine il nostro autore stesso ci consiglia alla seconda lettura o alle letture successive, se si vuole rileggere Io Vampire, credetemi, lo farete, vi consiglia praticamente di ascoltare della musica scelta da lui, e alla fine abbiamo appunto tramite il QR code la possibilità di andare a cercare la playlist su Spotify, che sono canzoni in realtà di altri autori, ma che si sposano benissimo, e io ho ascoltato, credetemi, si sposano benissimo con l'atmosfera dell'opera. Allora, questa playlist la potete trovare su Spotify, che però io non ho Spotify, quindi non sono andato ad ascoltarla lì, però si può trovare anche su YouTube Music. Se volete vi lascio il link qua sotto in descrizione. E con questo concludo. Allora, un'ultima cosa, ammetto che non volevo comprare questo manga, anzi non avevo la benché minima idea, però il mio edicolante di fiducia ha detto: guarda, prendi questo, io so che ti piace, guardalo e fammi sapere. Glielo farò sapere volentieri, perché mi ha consigliato veramente bene, e dopo 17 anni che vado dallo stesso edicolante, diciamo che ormai mi conosce più che bene, e quindi devo dire di essere molto grato di questa scelta che mi ha proposto, perché il manga effettivamente l'ho apprezzato tantissimo. E voi, ne avete mai sentito parlare di Io Vampire? Oppure l'avete già comprato e già letto? Oppure non ne avete mai sentito parlare prima e magari vi ho instillato un po' di curiosità? Insomma, fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Bene, se il video vi è piaciuto mettete un bel like, che non costa niente, tanto non monetizzo. Buttate un like se vi è piaciuto. Dai, un like. Ok, allora, se ti interessa seguire il mio canale, ti chiedo anche di iscriverti al mio canale, e ovviamente ti ringrazio tantissimo se hai visto il video fino a qui. Detto questo, grazie ancora. Grandi raga!